Beh, siamo giunti dopo tante ore, dopo questa prima giornata del 34esimo Congresso Nazionale Forense qui al Monastero dei Benedettini di Catania, alla conclusione. È stata una giornata tra l'altro movimentata, c'è stato l'intervento importante della Guardasigilli Alfonso Bonafede, ma come abbiamo aperto con il presidente Mascherin del CNF, chiudiamo questa lunga maratona, almeno per oggi, per questo 4 ottobre, con il presidente dell'OCF, Organismo Congressuale Forense, Antonio Rosa. Buona serata, presidente. Grazie di questo invito. Assolutamente doveroso. Come manda in archivio questa prima giornata il presidente dell'OCE? Ma direi positivamente, abbiamo raccolto un interesse della politica sulle proposte dell'avvocatura, non solo quella del disegno su una costituzionalizzazione della figura dell'avvocato, ma anche su altri temi che a noi stanno a cuore, che sono il processo civile, la geografia giudiziaria, la salvaguardia delle competenze sui tribunali fallimentari. Ecco, durante l'intervento il Guardasigilli Bonafede ha parlato di tante cose, ma soprattutto ha promesso finanziamenti, stanziamenti per quanto riguarda il mondo della giustizia. Alcuni però hanno detto, sì bene, stanziamenti promessi, ma cifre non annunciate. Questo cosa significa? Significa che se ci sono gli stanziamenti si sono anche conosciute le cifre, ecco. Quindi speriamo che sia una promessa che il governo manterrà. Insomma, se non si destinano alla giustizia le somme di cui ha bisogno, faranno la fine dei degli ospedali, dove gli esami clinici vengono rinviati all'anno prossimo perché sono finiti i fondi. Sì, l'annosa le questioni delle liste d'attesa, quindi significa che al di là degli uomini, al di là delle eccellenze che in Italia abbiamo e non poche, beh, la differenza la fanno sempre i fondi. E non fanno le risorse, Se le risorse sono sufficienti il sistema funziona, se non sono sufficienti il sistema non può necessariamente andare avanti, a un certo punto implode. Ecco, questo congresso secondo lei è più o meno lontano dagli interessi dei giovani avvocati? Secondo me è molto vicino perché affronta temi quali quello delle società professionali, quello della monocommittenza, quello del compenso effettivo, equo e pagato in tempo dignitoso, quello di una fiscalità più agevolata e io direi anche se più semplificata, specie per i giovani professionisti. Sono tutti temi che insomma mi sembrano molto vicini all'esigenza della base. Il problema è che la base non può più identificarsi solo nei giovani. Io vedo molti colleghi della mia età che sono in difficoltà e questo era inimmaginabile quando ho iniziato io la professione. Ecco, ma il Ministero è consapevole di questo? Perché a volte qualcuno almeno dice, quelli che si sono susseguiti durante la giornata qui di fronte alle telecamere di Giustizia Caffè, che si va avanti un po' forse troppo per slogan. Sì, allora, gli slogan appartengono alla politica e quando sono stati applicati alla giustizia non hanno mai portato risultati. Ecco, noi segnaliamo che c'è un problema che l'avvocatura ha, che è anche economico, e che ha le soluzioni, perché quando l'avvocatura propone dateci delle nuove competenze e noi ne assolveremo, significa che cerca nuovi spazi di lavoro, quello del decreto ingiuntivo fatto da un avvocato del creditore, il pignoramento presso terzi fatto da un avvocato del creditore. Cioè sono una negoziazione assistita che ha valore di conciliazione giudiziale, quindi che può essere trascritta. Sono nuovi spazi che significano non solo dare più credibilità al sistema professionale, ma anche a un sistema professionale che in questo momento è un po' compresso nel giudiziario, dargli degli spazi nuovi. E sono spazi che poi sono tutti a vantaggio del cittadino, non solo dell'avvocato, direi. Noi ringraziamo il presidente dell'Organismo Congressuale Forense Antonio Rosa per essere stato con noi, per aver concluso questa prima giornata del congresso qui a Catania. Grazie presidente. Grazie a voi anche di essermi stati vicini in tutti questi brevissimo periodo in cui ho diretto un organismo. Non avevamo fondi, se non avevamo la vostra disponibilità, noi abbiamo dato una massima pubblicità ai nostri lavori.
e credo che sia una cosa che va riconosciuta a favore di questo organismo. Ecco, ecco, non per niente il nostro slogan, oltre che Giustizia Caffè, è il gusto del diritto, quindi esatto. Insomma, ci siamo voluti togliere questo sfizio. Ricordo a tutti quelli che ci seguono che da domani mattina, a partire dalle 10, riprenderanno le trasmissioni in diretta qui dal 34esimo Congresso Nazionale Forense, Monastero Benedettini di Catania. Grazie.